tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi andrò a preparare il coniglio pasquale. Gli ingredienti che ci occorreranno sono 70 g di zucchero semolato, 90 g di farina 00, una bustina di vanillina, un cucchiaino di lievito per dolci, un uovo intero, un uovo grande, 70 g di burro, un pizzico di sale. Lo stampo è questo qua, a me l'ha regalato mia zia. Le misure sono queste qua, vedete? Altezza 19 centimetri, larghezza 21,5 centimetri e la profondità è da 6 centimetri, vedete? Questo è lo scatolo. Mia zia l'ha comprato in Germania, però io sono sicura che anche in Italia lo vendono. All'interno di una ciotola inserisco il burro, lo zucchero, la bustina di vanillina e un pizzico di sale. Con le fruste elettriche sbatto fino ad ottenere una cremina. Dopo aver ottenuto questo risultato, vedete, una crema. Aggiungiamo all'interno l'uovo e con le fruste continuiamo a sbattere. Dopo aver ottenuto questo risultato, inserisco la farina setacciata. Aggiungo anche il lievito per dolci setacciato. E adesso continuo a frullare con lo sbattitore. Bene, il composto è pronto, vedete? Dobbiamo ottenere questo risultato. Adesso vado ad imburrare e infarinare lo stampo. Imburrato lo stampo, vedete? Adesso metto la farina, però la farina la metto con lo stampo chiuso. Dopo aver imburrato e infarinato lo stampo, vado a versare all'interno il composto. Dopo aver inserito il composto all'interno dello stampo, in forno a 200 gradi e il tempo di cottura ve lo dico alla fine. Scorsi 35 minuti, ecco come si presenta. Adesso lo lascio un attimino intiepidire, dopodiché lo tolgo dallo stampo. Vado ad aprire lo stampo. Ovviamente togliamo questo qua che si era anche un pochino bruciacchiato, però non importa perché questo deve essere tutto tolto. Guardate che carino. Guardate che carino il mio coniglietto. Adesso al microonde sciolgo un po' di cioccolato bianco per fare l'occhietto e la base. Vedete? Ho sciolto nel microonde un pochino di cioccolato bianco. Adesso vado a fare gli occhietti. Aiuto con uno stuzzicadenti e vado a creare prima la parte bianca, così, e poi metto una goccia di cioccolato. Vedete? In questo modo ho messo la goccetta di cioccolato. Adesso con il cioccolato bianco che è rimasto, vado a fare tutta la base. Con un pennello la vado a spennellare. Dopo aver spennellato tutta la base con il cioccolato bianco, metto la granella di pistacchio in modo da sembrare l'erba. Per ultimo do una spolverata con lo zucchero a velo.
E il mio coniglietto Pasquale è pronto. Adesso tocca a voi replicare la mia ricetta e fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. Guardate che carino.